Milenzo ed emergenza sicurezza anche negli ospedali regionali. Ritornano i presidi di polizia, ma i medici chiedono anche le body cam come deterrente alle violenze. Il servizio è di Francesca Ghidini. Sei operatori sanitari vittime di violenza tra Napoli e Napoli Nord dall'inizio di quest'anno. L'altra sera in un'abitazione di Calata Capodichino, un infermiere del 118 sequestrato e minacciato. Vai a prendere la pistola e spara, gli avrebbe detto uno degli inquilini dell'appartamento, rivolgendosi a un familiare del malato. A Benevento, un'infermiera del pronto soccorso del Fatebene Fratelli, aggredita, aveva chiesto a un paziente di sottoporsi al tampone Covid. Il ministro dell'Interno annuncia il ripristino dei presidi di polizia negli ospedali. Si partirà da Napoli, Cardarelli, Ospedale del Mare, Pellegrini, le strutture più a rischio. Ben vengano questi provvedimenti, fanno sapere dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, ma chi tutela il personale che lavora sul territorio? Insulti, minacce e percosse sono all'ordine del giorno. Servirebbero le body cam come deterrente, spiegano medici e infermieri. Intanto ci sono 28 candidati al concorso per l'area dell'emergenza degli ospedali della Napoli 1 Centro, le prove d'esame alla fine di questa settimana. In Gazzetta Ufficiale il bando per il pronto soccorso per i medici del Cardarelli. I dati del Covid